La storia dei Templari è un mix sfumato tra realtà e mito. Questo ordine di cavalieri crociati ha affascinato scrittori e intellettuali europei tra il XVII e il XVIII secolo, che hanno creato storie e leggende sui loro presunti segreti. La mancanza di testimonianze dirette e l'ordine monastico decaduto hanno reso i Templari un soggetto perfetto per l'invenzione di avventure intriganti. Uno dei fattori che ha alimentato il mito è il collegamento con il Tempio di Salomone, il luogo in cui avevano la loro sede. Già nel 300, Salomone era considerato una figura misteriosa e magica, e i Templari venivano così associati a lui come suoi successori, incaricati di preservare conoscenze occulte come alfabeti segreti, anelli di Satana, Baffometto e la ricerca del Sacro Graal. Nonostante tutto ciò, gli storici affermano che l'ordine del Tempio si è ufficialmente concluso con la morte del suo ultimo maestro nel 1314. Tutto ciò che è successo dopo può essere considerato più fantasia che storia. Tuttavia, i Templari avevano effettivamente alcuni segreti. La loro regola originale non poteva essere divulgata pubblicamente e nemmeno i cavalieri potevano conservare frammenti di essa. Inoltre, vi erano riunioni riservate in cui venivano decise punizioni per i membri. Questi dettagli segreti hanno contribuito ad alimentare il mito dei Templari nel corso dei secoli. Il mistero dei Templari è stato poi adottato dalle logge massoniche europee. Nel XVIII secolo, le logge massoniche si sono appropriate del nome e dei simboli dell'Ordine del Tempio, sostenendo un collegamento tra la croce patente e la massoneria. Questa teoria è stata sostenuta da Michael Ramsey, un cavaliere scozzese della loggia massonica di San Giovanni, nel 1737. I Templari sono diventati così i presunti antenati dei massoni. Appartenere a un gruppo templare o a una loggia massonica templarista era considerato un segno di distinzione, ma spesso era solo un modo per approfittare delle ambizioni di nuovi ricchi interessati alla massoneria. In questo mito si mescolavano storia e invenzione, ricerca arcaica e disonestà di coloro che volevano approfittare della credulità altrui. Per giustificare il legame tra massoneria e templari, era necessario trovare prove che l'ordine del Tempio fosse sopravvissuto in segreto dopo la sua abolizione. La carta di Larmenius, emersa nel 1804, conteneva un elenco di presunti gran maestri che sarebbero succeduti a Molai. Anche se considerato un falso onesto dagli storici, questo documento ha fornito legittimazione all'ordine neotemplare dei Cavalieri della Croce. Nel 700, due testi specifici hanno contribuito a rendere mitologico e oscuro il mondo dei Templari. Uno di questi è stato scritto da Luis Cadestre de Gassicor, che associava i Templari al capo degli assassini islamici. Secondo l'autore, gli assassini e i Templari avrebbero stretto un patto per vendicare l'assassinio dell'ultimo maestro Templare, cercando di far cadere la corona di Francia durante la Rivoluzione francese. Per Augustine de Barruel, invece, l'origine dei mali era il manicheismo, che avrebbe dato vita a eresie come quella dei Templari. Oggi è praticamente impossibile mappare tutti i gruppi Templari esistenti, poiché molti rivendicano una discendenza da un ordine che in realtà non esiste più. Nonostante la mancanza di prove storiche, il mito dei Templari continua ad affascinare e ad essere oggetto di studio e speculazione. L'ubicazione della prima sede dei Templari sul Monte del Tempio è ancora oggetto di molte leggende e speculazioni. Questo luogo era stato loro assegnato da Re Baldovino II di Gerusalemme e i Templari vi operarono per circa 75 anni. Il Monte del Tempio è considerato sacro per ebrei, cristiani e musulmani, ed è creduto sia il sito dove si trovavano le rovine del Tempio di Salomone e l'antico luogo di custodia dell'Arca dell'Alleanza. Alcuni libri pseudostorici, come il Santo Graal, sostengono che i Templari avessero scoperto dei documenti nascosti tra le rovine del Tempio che avrebbero, proverebbero, che Gesù fosse sopravvissuto alla crocifissione o che si fosse sposato e avesse avuto dei figli con Maria Maddalena. Questa supposizione è alla base di molte speculazioni nate dopo la dissoluzione dell'ordine, ma non esistono prove concrete a sostegno di questa teoria. È noto che i Templari avessero portato con sé un frammento della vera croce in alcune battaglie, ma molto probabilmente si trattava di un pezzo di legno attribuito alla scoperta di Elena, madre dell'imperatore Costantino, nel IV secolo. Ci sono anche leggende che sostengono che il Santo Graal sia stato trovato dai Templari e portato in Scozia durante la soppressione dell'ordine nel 1307,
Altre teorie affermano invece che il Santo Graal sia stato portato nella Spagna settentrionale sotto la protezione dei Cavalieri Templari. Altre fonti suggeriscono che i Templari abbiano scoperto i segreti dei massoni che avevano costruito il primo e il secondo tempio sul Monte del Tempio, così come avrebbero scoperto che l'Arca dell'Alleanza era stata portata in Etiopia prima della distruzione del primo tempio. Alcuni indicano che ciò è riflessa nelle incisioni presenti nella cattedrale di Chartres, che mostra l'influenza di Bernardo di Chiaravalle, patrono dell'ordine. Si è anche ipotizzato che ci siano connessioni tra la ricerca dell'arca e la scoperta dei segreti dei massoni con l'esistenza della chiesa monolitica di San Giorgio alla Lalibela, in Etiopia. Tuttavia, è importante notare che la chiesa di Lalibela non è stata costruita dai Templari, ma da un imperatore etiope nel XVII secolo. Alcuni studiosi, come U.J. Schofield, sostengono che i Cavalieri Templari potrebbero aver trovato il tesoro menzionato nel rotolo di rame degli Essini di Qumran nei cunicoli vicino al Monte del Tempio. Questa teoria spiegherebbe una delle accuse di eresia contro i Templari da parte degli inquisitori medievali. Un altro aspetto interessante riguarda la misteriosa serie di morti degli avversari dell'ordine. La successione rapida sul trono di Francia tra il 1314 e il 1328 degli ultimi quattro sovrani della dinastia dei Capetingi ha portato molti a credere che la dinastia fosse maledetta. La leggenda narra che Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro dell'ordine, abbia maledetto il re Filippo e il papa Clemente V prima di essere bruciato vivo. Papa Clemente morì effettivamente un mese dopo e Filippo il Bello morì nel dicembre successivo a causa di una caduta da cavallo durante una battuta di caccia. Questa maledizione di Jacques de Molay avrebbe interessato la casa di Francia fino alla tredicesima generazione, secondo le cronache dell'epoca. Alcuni sostengono che anche l'esecuzione di Luigi XVI durante la Rivoluzione francese sarebbe stata il culmine della vendetta dei Templari, con alcuni storici sensazionalisti dell'epoca che hanno persino riferito che il boia Charles Henry Sanson avrebbe affermato di essere un templare e di dover portare a termine la vendetta di Jacques de Molay. Sono molte le leggende e le teorie che circondano i templari e la loro presenza sul Monte del Tempio. Sicuramente è importante distinguere tra fatti documentati e speculazioni senza prove concrete. Le leggende legate alle morti dei nemici dell'ordine potrebbero essere solo coincidenze storiche che nel corso dei secoli sono state interpretate in chiave simbolica e leggendaria.